Attivate la fotocamera, così ci vediamo perché già è una situazione particolare. Parlare a delle icone non è bello, quindi attivate la fotocamera e disattivate l'audio. Se dovete intervenire, attivate l'audio e intervenite. Nel momento in cui siete tutti, attivo la mia fotocamera e cominciamo la lezione. Mi sentite? Sì. Attivate la fotocamera e disattivate l'audio. Ditemi quando Professore, siete tutti. potrebbe non reggere la connessione con 135 persone in video. Volevo fare presente il problema. Eh sì, lo farò presente, sì. Solo io sto sul cellulare. No, il discorso è che se accendiamo tutti la videocamera può dare problemi alla connessione, può rallentare il video. Va bene. Allora, ditemi quando siete tutti. Va bene, facciamo senza. Attiverò solo la mia. Penso che ci siamo, prof. Siete? Sì. Ok. Allora, buongiorno a tutti quanti. Cominciamo questo ciclo di lezioni di immunologia. So che già avete fatto con Silvia Scavalli la reumatologia. Noi faremo un corso di immunologia clinica. E quindi parleremo delle patologie del sistema immunitario, in particolar modo le malattie autoimmuni, cioè quelle patologie in cui il sistema immunitario si attiva contro il self, cioè contro noi stessi. E quindi in questo corso dovete imparare a riconoscere queste patologie, quale tipologia di pazienti può avere, il sospetto di determinate patologie. Adesso vado sulla presentazione, così vedete, perché purtroppo io ho il computer, cerchiamo di metterlo in modo che si veda bene. Allora, intanto volevo farvi vedere il motivo per cui stiamo in questa situazione, e il motivo è lui. E quindi, come sapete, sono state disattivate tutte le lezioni in presenza per questo motivo. Attualmente nei nostri reparti sono reparti per ora medicina AIA, anzi più, medicina non Covid, dove afferiscono i pazienti, e vedete bene perché non riesco a inquadrare la fotocamera, dove afferiscono pazienti dove il virus ancora non è presente. Il virus, come vedete, è formato da queste particelle, sono lo spike virale, che sono le particelle che si, che, diciamo, i recettori che aderiscono alle cellule endoteliali, alle cellule dell'endotelio respiratorio e creano l'infezione. Quindi quando facciamo il tampone, in genere facciamo il tampone molecolare, e quindi è una PCR, per vedere se ci sono gli antigeni, ci sono il genoma, quindi l'RNA,
che codifica per lo spike, per l'envelope, l'envelope fa parte della proteina N e la proteina di membrana. In genere spike ed envelope si fanno. E poi ci sono delle proteine invariabili. Comunque tutti i pazienti tampone positivo non vengono in un reparto di medicina, ma vanno in un reparto di malattie infettive COVID. Oggi proprio è aperto un reparto medicina COVID e a breve apriranno anche altri reparti, dove afferiranno i pazienti che magari non hanno patologie, sintomi così gravi, quindi non sintomi respiratori, ma positivi al COVID, e quindi magari con altre patologie, patologia cardiopatia ischemica oppure diabete, e quindi noi, qualche internista si occuperà anche della situazione COVID. Questo era solo, appunto, questi sono i quadri che stiamo vedendo attualmente il reparto di polmoniti COVID, sono polmoniti interstiziali, vedete qui. Polmonite che coinvolge non l'alveolo ma l'interstizio. E questi in genere sono pazienti che finiscono malattie infettive o rianimazione in base all'insufficienza respiratoria. Questa è una piccola premessa. Passando al nostro programma, sono appunto in prima clinica medica e il corso appunto sono lezioni di immunologia clinica. Qui c'è la mia mail, quindi per qualsiasi cosa potete contattarmi, e in ogni caso vi manderò queste diapositive, magari le manderò al rappresentante che vi ve le rigirerà. Il corso appunto si svolgerà affrontando le principali malattie autoimmuni, tra cui il LES, che è lupus eritematoso sistemico. Sentiamo. In questo modo non vediamo molto bene. Potete fare sullo schermo da PC? No, non posso purtroppo, perché non funziona questo PC. Purtroppo non, PC non funziona. Adesso tanto dobbiamo vedere dei video e dei sintomi. Questi sono gli argomenti che tratteremo, quindi lupus eritematoso sistemico, sindrome anticorpi antifosfolipidi, la sindrome di Sjögren, connettivite mista, polimiosite e dermatomiosite, cerco di avvicinarmi il più possibile, e malattie autoimmuni organo specifiche. Poi faremo qualcosina di allergologia, quindi l'orticaria, l'anafilassi e l'asma allergico. Un attimo, spengo la luce, ma io sono anche meglio. Quindi, per iniziare questo corso, vi volevo fare un breve riassunto delle cognizioni di base dell'immunologia per capire come si sviluppano le malattie autoimmuni. Cioè, quantomeno, quali sono gli attori che partecipano all'instaurarsi di una malattia autoimmune. Vediamo ad esempio qui il macrofago, che è una cellula presentante l'antigene, i linfociti T, T-helper 1 e T-helper 2, quindi linfociti T che partecipano allo sviluppo, quindi di una risposta immunitaria efficace, duratura, non quella innata, TH1 essenzialmente antivirale e antitumorale, quindi citochine infiammatorie che attivano i linfociti CD8, quindi CTL, che creano, uccidono appunto le cellule infettate da virus o da tumori. TH2 si occupano di allergia, quindi producono delle citochine che poi vanno ad attivare gli effettori, quindi la produzione di anticorpi, linfociti B, che producono anticorpi contro patogeni, virus. Però in questo caso, nel contesto di una malattia autoimmune, tutti questi attori, per un errore che può essere genetico, può essere anche dovuto a alterazioni, infiammazioni croniche, possono creare, oltre a una risposta normale, anche una risposta errata, quindi contro il self. Adesso vi faccio vedere un video, perché allora prima di tutto volevo spiegarvi chi sono le cellule che presentano l'antigene,
E quali sono gli attori, quindi i linfociti che creano danno? I linfociti, abbiamo detto, sono linfociti T e B, i linfociti T e B. Le cellule presentanti l'antigeni, queste sono vostre reminiscenze di immunologia, quindi APC, antigen presenting cell, sono le cellule dendritiche che si trovano nei linfonodi o circolanti, i macrofagi che avete visto prima, quindi cellule che sono in grado di fagocitare ed esprimere in membrana, così come le dendritiche, gli antigeni di virus o batteri. E gli stessi linfociti B. Linfociti B pure possono presentare l'antigene e cooperare con i T-helper, quindi per la produzione di anticorpi. Queste sono le fotografie a scansione, questa è la microscopia elettronica a scansione delle cellule, questa è la cellula dendritica, la vedete che è molto, ha una superficie molto ampia di contatto, perché il contatto della cellula dendritica con i linfociti T, che sono appunto questi qui sotto, determina la risposta immune. Adesso vi spiego in che modo specifico e vi faccio vedere anche qualche video così lo capite. Questo qui è un globulo rosso, va bene, questo è un linfocita e questa è la cellula dendritica. Questo è il macrofago. Macrofago, dove sta? Macrofago ha una forma diversa, anche lui con tante spine che è in grado di legare e riconoscere se una cellula è del self o del non self. Ovviamente con dei recettori di membrana specifici, che sono i recettori di istocompatibilità e i recettori di risposta. In questo caso un macrofago sta mangiando un globulo rosso, perché anche i globuli rossi, quando sono invecchiati, hanno dei danni di membrana, delle alterazioni di membrana, e quindi vengono fagocitati dai macrofagi. Questo è il linfocita B, come lo vedete qui, no? Con i recettori qui, lo vedete, è un microscopio a scansione, quindi questo proprio si vede la forma tridimensionale con i recettori di membrana. Come vi dicevo, aspetta che chiudo la finestra perché si sente un meno rumore. In che modo l'antigene viene processato? L'antigene viene processato o in forma intera, per quanto riguarda, ecco, i batteri, quindi la fagocitosi, un batterio intero viene endocitato all'interno del processo digestivo della cellula, che è l'isosoma. Il batterio viene degradato in piccoli frammenti aminocitici che si legano sulle molecole MHC di classe 1. Queste molecole di MHC poi andranno in membrana e presenteranno l'antigene ai linfociti. Un altro tipo di fagocitosi è la macropinocitosi, quindi proteine di batteri, quindi proteine di batteri o virus che vengono fagocitati, seguono sempre la stessa via e poi riespressi in membrana. Poi ci sono anche questi due metodi, che la endocitosi mediata da clatrina e l'endocitosi aspecifica. Questo però non ci interessa. Era giusto per dire che l'antigene non viene visto intero, ma sotto forma di peptidi. Ecco, questo invece è il link tra una cellula T-cell è una cellula presentante l'antigene, APC delivery. Quindi quel frammento del batterio o del virus che viene frammentato all'interno del citoplasma viene associato a molecole di MHC di classe 2 e presentato al recettore dei linfociti TCD4, quindi classe 2, MHC di classe 2, linfociti CD4. Vi dico questo perché alcune malattie autoimmune sono associate all'MHC di classe 2 e alcune malattie sono associate a MHC di classe 1. Per quanto riguarda il CD4, sono molecole di classe 2. Oltre il legame con l'antigene è fondamentale il costimolo, cioè un legame tra queste due molecole, che adesso all'esame non dovete sapere, però che dà, oltre il riconoscimento di un antigene, dà la capacità di sopravvivenza. Quindi il primo stimolo da attivazione, che poi vedremo attivazione di protein chinasi che arrivano fino al nucleo e fanno proliferare la cellula, il secondo stimolo
differenziazione, quindi sopravvivenza e differenziazione, quindi un linfocita che riconosce con questi stimoli giusti l'antigene è in grado di sopravvivere, crescere, aumentare di frequenza e combattere contro questo peptide. Questo peptide a volte può essere anche il self, quindi quando si crea una risposta autoimmune contro un nostro peptide, che insomma una proteina della pelle, una proteina del muscolo, si può creare un danno anche alle nostre cellule. Questo è il significato. Quindi l'importante del costiere. Se la cellula tiene quello che normalmente succede in periferia, la cellula non prolifera. Quando sono entrambi gli stimoli, il linfocita è pronto ad agire. Ecco, in questa vedete la differenza tra CD4, che si legano con le MHC di classe 2, e invece le cellule citotossiche, CD8, che si legano con MHC di classe 1. Quindi in questo caso, quando un CD8 vede su una cellula che presenta l'antigene questo peptide, si attiva e fa attività citotossica e uccide sia il virus che la cellula. Adesso vi faccio... Vabbè, queste sono le vie, queste le vedremo, le vie di attivazione che sono molto complesse. Si parte dall'attivazione di fosfolipasi, proteine chinasi, questa non dovrebbe si attiva nel nucleo, i geni della sopravvivenza e della proliferazione. Adesso vi faccio vedere un video. Allora, possiamo vedere, ecco, il processing dell'antigene. Mettiamo il volume alto. Così, vabbè, tanto è in inglese, quindi vabbè. Comunque, giusto per spiegarvi, forse il video possiamo mettere su un attimo. Questo per spiegarvi come funziona. T-cells circulate throughout the lymphatic system and accumulate inside the lymph nodes, spleen, and other secondary lymphoid tissues. Vabbè, tanto l'audio non è importante. Anzi, togliamo l'audio. Allora, questo è quello che vi dicevo, gli attori, no? TLPR1, TLPR2, macrofago e B-cells, cellule B. Allora, vediamo che succede. Ecco, ad esempio, questo... State vedendo un antigene che può essere proteico o anche un virus che entra sulla cellula, viene fagocitata, internalizzata dentro la cellula, eccola qui, nel processo di digestione, arrivano le proteasi che degradano l'antigene, altre proteasi che degradano l'antigene, perché l'antigene intero non viene riconosciuto dai linfociti T o B. Quindi questo antigene viene spezzettato, e a un certo punto viene associato alle molecole, in questo caso di classe 1, che vedete sono coperte da questa L, sono coperte, in modo che non leghino autoantigeni, sono pure, sono degli antigeni, sono complesso di istocompatibilità vergine, che non ha ancora legato niente. Nel momento in cui avviene la fusione, l'MHC lega il peptide specifico per C che legano sono dare malattie autoimmuni. Questo antigene MHC va in membrana adesso tramite il Golgi, tutte cose che avete studiato in immunologia, fisiopatologia, fisiologia, e viene espresso in membrana, eccolo qua. E lui è pronto per essere controllato dai linfociti. Magari il linfocita passa, è un antigene del self e non fa niente. Se è un antigene estraneo, l'antigene viene riconosciuto, CD4 è questo qui ad esempio, che stabilizza il legame, MHC recettore del linfocita, bene? E qui viene attivato il legame, il primo legame. Adesso arriva il costimolo, cioè il secondo segnale, il segnale che dà l'attivazione maggiore del linfocita, perché solo con il primo il linfocita non si attiva. Che succede adesso? Tutta una serie di accendimento di geni. Questo è un altro costimolo che sarebbe il CD28, però l'importante è che voi sappiate che c'è il costimolo, perché il costimolo è B7.1 o B7.2. A questo punto, quando il legame è stabilizzato,
in modo specifico, quindi un solo peptide viene riconosciuto, la cellula che lo ha riconosciuto comincia a produrre citochine. Oddio, c'è una specie di sinapsi, quindi le citochine vengono prodotte sia dall'APC che attiva il linfocita, sia dal linfocita che poi produce citochine e attiva gli altri compagni e tutto qua. Quindi questo è per spiegarvi come si attiva una risposta immune. Questa è la cooperazione con i B, questo linfocita è un linfocita B che si accosta sempre all'APC e man mano continuano ad amplificare la risposta. Bene, questa è una spiegazione di classe 1. Mentre per quanto riguarda un virus, e quindi classe 2, possiamo vedere questo qui. È molto suggestivo perché con un video si capisce molto meglio quello che vi stavo dicendo a parole. Allora, questo è il sangue periferico. In questo caso vedremo un virus. Vi dico il virus perché anche i virus sono una delle cause di attivazione di malattie autoimmuni. Questo è il sangue periferico, dove ci sono i macrofagi, le cellule dendritiche, i linfociti T e B e i globuli rossi. Allora, questo è un virus. Che fa il virus? Aderisce col suo recettore, trasferisce il suo materiale genetico attraverso il nucleo, il COVID no perché è RNA, quindi rimane in citoplasma. In questo caso, per spiegarvi, le proteine virali vengono utilizzate a livello nucleare e quindi vengono prodotte delle proteine del virus che la cellula comincia a esprimere. Quindi per adesso siamo a livello di replicazione. Nel nucleo vengono attivati. Qua siamo sempre nel nucleo. E la cellula che contiene quel virus e quindi la processazione di quel virus e il peptide che viene espresso in membrana viene riconosciuta dal linfocita T. In questo caso eccolo qua con tutte le sue... Lui gira di miliardi di linfociti, esclusivamente quello specifico per questo antigene membrana viene riconosciuto. Questo è il recettore, vedete come è mobile, passa e solo il recettore specifico viene attivato. Quindi proprio il contatto tra T e B cell, vedete? Tac! Solo il linfocita specifico riconosce. Quindi questa è la differenza tra la processazione di classe 1 e processazione di classe 2. Quindi MHC di classe 1 in questo caso, in quell'altro MHC di classe 2. Vedete, quando c'è lo stimolo i linfociti cominciano a proliferare e diventano più frequenti, quello che si dice la memoria immunologica, cioè quando ci sono una sentinella ogni 10 alla 5 linfociti, si riesce a trovare l'antigene, sì, ugualmente, perché quando dopo questa fase ce ne sono molto di più, diventano addirittura uno ogni 1000 linfociti, sono specifici per questo antigene e quindi portano avanti la memoria immunologica. Così anche nelle malattie autoimmuni, quando si attiva una malattia autoimmune in circolo ci sono dei cloni di linfociti B o T che continuano a circolare e fare danno anche all'organismo. E quindi è un meccanismo che si automantiene. Ritornando alla presentazione. Questo appunto, tanto vi arriverà questa diapositiva, ma voi non dovete studiare tutti i processi di trasduzione, però dovete capire che è un processo molto complesso, mediato da protein chinasi, fosfochinasi, e si arriva all'attivazione genica, alla proliferazione. E qui vi, in questa tabella vi spiego perché abbiamo fatto questa premessa. Perché la regolazione del costimolo è critico, cioè è fondamentale. Perché per quanto riguarda un agente infettivo, se c'è costimolo c'è protezione
perché le cellule crescono e proliferano, come avete visto. Se non c'è costimolo, perché magari non c'è un'attivazione infiammatoria, le infezioni non possono essere ricorrenti, perché non si crea una vera e propria risposta con memoria immunologica. Così anche il trapianto d'organo. Se noi trapiantiamo un organo, l'obiettivo è evitare il costimolo. Infatti tutti i pazienti che fanno trapianto prendono immunosoppressori, perché se c'è un organo diverso che viene riconosciuto dai linfociti, in questo caso sarebbe il rigetto, mentre se non c'è costimolo viene accettato l'organo. E così come il self, cioè le nostre proteine del self, normalmente non danno autoimmunità, anzi lo danno molto poco rispetto a quanto ce ne potessimo aspettare, perché in periferia c'è la tolleranza self, nel senso tutte le cellule, tutti gli antigeni che non vengono riconosciuti sia per la deiezione chimica o riconosciuti senza un'infiammazione, quindi senza costimolo, danno una tolleranza. Quindi diciamo che la malattia autoimmune si crea quando c'è un'infiammazione cronica in cui partecipano a questa infiammazione tutti i linfociti e le cellule presentanti, e si crea un costimolo anche di cellule autoreattive, cioè anche di cellule che partecipano a quell'infiammazione, ma invece di rispondere a un virus, a un batterio, rispondono contro noi stessi, contro un organo, può essere la tiroide, può essere il cuore, può essere il muscolo, e questa è l'autoimmunità, spiegata dal punto di vista fisiopatologico. Questa è una premessa che serviva, ancora, no, ho sbagliato cosa. Allora, questo è un video di una fagocitosi, ma tanto l'avete già visto. E quindi, diciamo, l'argomento di cui appunto incominceremo a parlare è il lupus eritematoso sistemico, che è la malattia autoimmune più complessa e più difficile da gestire anche per il clinico, che va riconosciuta. Prima di tutto, vedete, malattia autoimmune sistemica, quindi in circolo ci sono dei cloni di linfociti che rispondono e riconoscono le parti del nostro organismo, caratterizzata dalla produzione di numerosi autoanticorpi, in questo caso, in particolare verso costituenti del nucleo, anticorpi antinucleo, e anche contro il DNA. Questa è la definizione, quindi la definizione è vero che così non vedete niente, ma io posso non ci vedere. Con questa è la definizione di LES. E l'inquadramento del LES, ovviamente, vedete, è una malattia più del sesso femminile, età abbastanza giovane, 90% donne. Perché 90% donne? Ci sono vari motivi, tra cui anche gli ormoni sessuali, a quanto pare gli ormoni estrogeni predispongono alle malattie autoimmuni, mentre gli ormoni androgeni proteggono. Quindi diciamo una malattia che su 10 persone malate, 9 in genere sono donne. In infanzia e sesso femminile, va bene. L'incidenza è 2,8 su 100.000, quindi è una malattia non comune come la cardiopatia ischemica o le malattie endocrine, però vi può capitare di riconoscere, vi può capitare un paziente con una patologia del genere, voi dovreste essere in grado di riconoscerla. E la diagnosi, proprio perché come tutte le malattie autoimmuni non c'è una definizione specifica, si fa associando tanti fattori che depongono per autoimmunità. Quindi si basa sulla criteria, adesso li vediamo, tra gli 11 proposti da una classificazione di reumatologi. Quindi, per fare diagnosi di LES, in genere c'è bisogno, è inutile ve le copiate, tanto queste ve le mando, degli rash malare, quindi degli eritemi. Gli eritemi si creano perché? Perché si crea una reazione autoimmune sulla cute. Quindi sulla cute si depositano anticorpi contro la cute o contro il nucleo o contro il DNA, si crea un'infiammazione che dà un eritema. Il rash discoide a forma di disco, fotosensibilità,
Fotosensibilità è uno dei sintomi che il paziente vi riferisce, perché il paziente con l'ES, quando è esposto ai raggi ultravioletti, la reazione normale che tutti abbiamo, che è l'arrossamento, l'eritema, in questo caso crea una fonte di antigeni che si liberano dalle cellule cutanee morte, e queste cellule creano un'infiammazione, quindi un'infiammazione dell'acute, e quindi mentre noi ci facciamo un eritema normale, solare, il paziente con l'ES si fa delle ustioni. Un altro dei sintomi sono ulcere orali. Le ulcere orali si creano perché sempre a livello delle mucose si viene a creare un complesso antigeno-anticorpo contro degli antigeni self. L'artrite più che altro è una delle, diciamo, il 40% dei pazienti ha artrite, e l'artrite si crea perché in questo caso ci sono degli anticorpi contro il self che creano degli immunocomplessi che vanno a depositarsi in tutti i filtri, quindi anche nel filtro articolare, quindi nella sinovia, come si vanno ad accumulare nel rene, quindi infatti sierosite, quindi infiammazione delle sierose. Infatti un paziente con l'ES della sierosi, ad esempio, quindi viene inquadrato come tra i sintomi di polmonite o cardiopatia ischemica, e invece può essere un l'ES. Malattia renale, per come vi dicevo, insomma, proteinuria, perché anche nel filtro renale vengono a accumularsi gli anticorpi, gli immunocomplessi contro il self, che sono talmente tanti che creano un'ostruzione del filtro renale con rilascio di proteine, quindi proteinuria, e danno renale. La causa di morte dell'ES spesso è l'insufficienza renale. Possiamo avere anche malattie neurologiche, quindi convulsione, psicosi, in questo caso perché ci sono delle vasculiti, quindi l'infiammazione coinvolge le arteriole o le vene cerebrali. Malattie ematologiche, e spesso nell'ES c'è sempre anemia, riduzione dei globuli bianchi, riduzione dei linfociti, riduzione delle piastrine. Questa riduzione è una riduzione dovuta al sistema immunitario, perché il sistema immunitario lisa i globuli rossi con i suoi anticorpi, distrugge i linfociti, quindi si crea, diciamo, il l'ES è proprio la classica patologia più grave in cui l'autoimmunità è in circolo e può danneggiare più organi o apparati. Disordini immunologici, ecco, l'anticorpo più importante dell'ES è l'anti-DNA, che è patognomonico di questa malattia, e poi c'erano i vari anticorpi, che sono quelli per gli autoanticorpi che creano l'attivazione di malattia. Questo, ad esempio, è un eritema malare. E questa, se vedete pure il tipo di foto, il tipo di capigliatura, questa è una foto del passato, perché attualmente pazienti che arrivano con un eritema così dal medico non ci sono più. Prima si aspettava, non c'era internet, si sottovalutavano i sintomi. E questo è il classico eritema a farfalla dell'ES, perché coinvolge le due parti delle guance e salva il naso, quindi sembra una farfalla. Vedete, eritema a farfalla. In questo caso è ugualmente una reazione infiammatoria autoimmune che viene a crearsi sulla cute, come vi dicevo, perché sulla cute vengono a crearsi un accumulo di anticorpi, linfociti T, macrofagi, con stimolo, infiammazione e quindi dermatite. Ai giorni di oggi, al primo segno di eritema, si comincia a mettere il cortisone, si va dal medico, e quindi, diciamo, queste sono foto storiche. Io in 20 anni l'ho viste solo sui libri. Posso aver visto degli eritemi del volto, ma questo così classico a farfalla, no. Vedete un altro eritema a farfalla sottovalutato e lasciato andare. Dice tanto passerà. Vedete, è una malattia che poi si auto alimenta,
Se non si interviene con la terapia, che spesso la terapia è autoimmune, cortisonici o immunosoppressori, che poi vedremo, è una malattia che si autoalimenta, perché in questo focolaio infiammatorio si continuano a creare altri linfociti e altre cellule del sistema immunitario che danneggiano la cute. Quindi, se non si tratta, questa malattia non regredisce da sola. Questo è il LES acuto sul dorso delle mani. E questa è un'altra caratteristica, insomma, che non è sulle nocche, però comunque sul dorso delle mani, quindi vedete dorso mani e mani. La causa è sempre la stessa, perché nella cute si possono accumulare anticorpi o frammenti autoantigeni con l'arrivo del sistema immunitario si crea patologia. Quindi è come se si stesse reagendo a qualcosa di estraneo. Questo è un altro eritema che si può vedere in genere dopo l'esposizione al sole. Questa è la fotosensibilità. Come dicevo prima, alcuni fanno un eritema solare che dopo 2-3 giorni passa, altri si creano proprio delle ustioni, dei danni dall'esposizione solare. E questo è il motivo per cui veniva chiamato lupus. Questo è l'ES discoide. Perché veniva chiamato lupus? Perché le persone, appunto, quando tempo fa le persone che non... Vi siete spaventati? Non è un film horror? Allora, si chiama lupus perché la faccia diventa come quella del lupo se non viene trattata, perché quell'eritema non trattato comincia a diventare crostoso, vedete? Questo magari è un paziente extracomunitario con dei disagi sociali che pensa a tutto, pensa a sopravvivere più che curarsi, e quindi magari dice questo mi passerà, però vedete come può peggiorare un eritema. Quindi lo scopo del medico è intervenire il prima possibile, ma sia sulla cute sia negli organi, perché abbiamo detto la cosa più importante da salvaguardare sono gli organi interni, quindi cuore, polmone. Quindi immaginatevi se la cute è così, cosa ci può essere a livello sistemico. E questo è il motivo per cui veniva chiamato lupus. Poi ecco, ci può essere anche una alopecia, soprattutto questa è una donna, quindi alopecia. Alopecia perché c'è una malattia, c'è una risposta autoimmune contro i bulbi piliferi, e quindi non è la calvizie classica, uno perde tutti i capelli, ma c'è una distruzione dei bulbi e quindi alopecia a chiazze o cicatriziale. E questa, quando arrivate a questo livello di alopecia, è difficile poi che i capelli possano ricrescere. Se alla prima chiazza si inizia con la terapia cortisonica immunosoppressiva, si può cercare di limitare il danno o rimandare la patologia, insomma la calvizie completa. Questa è la classificazione della nefrite lupica, cioè della glomerulonefrite. Può dare 4 gradi, questo lo vedrete nel libro, in base al quadro istologico che si trova. Il secondo grado è la nefrite mesangiale, il terzo grado è la proliferativa focale, il quarto proliferativa diffusa, e il quinto è l'ispessimento, quindi il danno di tutti i glomeruli e quindi l'insufficienza renale. Ognuno di questi quadri ha un quadro istologico e è un criterio di gravità, quindi il primo grado è quello più curabile, man mano che si va avanti diventa difficile effettuare una terapia che possa salvare il rene. Questo è un glomerulo. Vedete il glomerulo normale? Questo è il glomerulo normale, dove ci sono appunto i glomeruli funzionanti a livello istologico. Dov'è la mia freccetta? Eccolo qua. Vedete, questo è un glomerulo normale e qui c'è il glomerulo alterato, quindi la glomerulonefrite. Vedete, non c'è più
lo spazio filtrante, quindi questo glomerulo è danneggiato per un terzo, diciamo, per un 20%. E quindi in questo caso si può cominciare a fare una terapia per evitare che il glomerulo si alteri tutto. Poi bisogna vedere se questa alterazione è su tutti i glomeruli, diventa un'insufficienza renale. Se è su pochi glomeruli, c'è un'insufficienza renale lieve. Quindi è importante, quello che vi sto stressando è il riconoscimento, quindi la diagnosi precoce e il trattamento precoce della patologia. Perché è una patologia che si autoalimenta. Si autoalimenta perché, ve l'ho spiegato dal punto di vista immunologico, poi se non è chiaro qualcosa possiamo fare pure altri incontri, lo possiamo rivedere. Però ecco, dovete avere il concetto che il sistema immunitario da solo non si ferma, continua la sua funzione come se stesse combattendo contro un patogeno. Questa è un'immunofluorescenza del glomerulo e quindi si utilizzano degli anticorpi colorati, in questo caso di verde con la fluorescerina, e vedete dove ci sono gli aggregati, questi più gialli, ma qua non metto a fuoco, però dove ci sono gli aggregati c'è il danno glomerulare, eccolo, vedete qui al centro, cioè quella parte più bianca è un deposito di immunocomplessi, gli anticorpi che creano danni al glomerulo. Vedete come sono chiazze, come è chiazzato il glomerulo? Il glomerulo in questo caso è attaccato, quindi uno degli esami diagnostici per vedere la glomerulonefrite è la biopsia renale, proprio per vedere il quadro istologico dei glomeruli. A livello invece di esami di laboratorio avremo nel sangue, nelle urine un aumento delle proteine, perché il glomerulo non funzionando più non filtra più le proteine del sangue e quindi avremo una sindrome nefrosica. Questa sì è la suscettibilità, infatti parlavamo di genetica, perché vi ho parlato di MHC classe 1 e classe 2, che questa è una patologia non trasmessa da madre in figlio, ma che ha una suscettibilità genetica. Non si legge, però. Nel senso, ci sono alcuni MHC di classe 2 che presentano meglio degli autoantigeni, ci sono dei danni del sistema, dei particolari appunto recettori delle cellule che presentano meglio gli autoantigeni, quindi una malattia a suscettibilità genetica, quindi predisposizione genetica. In genere, se una mamma ha il LES e ha figli maschi è più tranquilla. Se una mamma ha il LES e ha delle figlie femmine sono un po' più a rischio, perché è una patologia che si trasmette con suscettibilità, non in modo legato al sesso, quindi o autosomico dominante o recessivo, ma diciamo che c'è una predisposizione alla patologia. Questo qui non si sa ancora. Trigger esterni, cioè i fattori infiammatori esterni sono quelli che possono innescare questa patologia. Spesso i malati di LES sviluppano la malattia in seguito a una polmonite o in seguito a un'influenza, perché si crea una risposta immune normale, va ad agire in questo contesto genetico e quindi, oltre a rispondere all'influenza, questi pazienti si possono fare un'attivazione di cellule CD4 autoreattive, linfociti B autoreattivi, quello che dicevamo prima. Vabbè, questa è una produzione appunto di autoanticorpi e quindi di danno. Ruolo degli anticorpi nella patologia lupica. Che danni fanno questi anticorpi in circolo? Si legano ad antigeni di superficie, quindi globuli rossi, come diciamo prima, anemia emolitica, perché l'anticorpo che si lega sul globulo rosso può attivare il complemento e il complemento fa una lisi. Piastrine, trombocitemia autoimmune, quindi riduzione delle piastrine, perché piastrine legate agli anticorpi possono precipitare. Riduzione dei neutrofili e linfociti, leucopenia, perché anche gli anticorpi contro linfociti e neutrofili possono fare in modo che i linfociti rimangano adesi al tessuto o vengono addirittura fagocitati dai macrofagi.
Poi c'è la formazione di immunocomplessi, quindi il complesso antigeno-anticorpo che va in circolo da la sierosite o la glomerulonefrite. Quindi DNA, anti-DNA, nefrite lupica, vasculite, artrite. Questi sono i punti più importanti su cui il medico deve agire. Cioè la terapia della nefrite lupica, la terapia dell'artrite e la terapia delle vasculiti. Le vasculiti sono meno frequenti nell'ES, però diciamo l'artrite e la glomerulonefrite va trattata in modo drastico e secondo le linee guida. Allora, qua più o meno la stessa cosa, gli autoanticorpi antifosfolipidi danno la trombosi, autoanticorpi, danni da autoanticorpi, questo non ci importa. Ecco, l'anticorpo specifico dell'S, come vi dicevo, è l'anti-double strand DNA e correla con l'attività di malattia, quindi tanta la malattia attiva, tanto l'anti-DNA aumenta nel siero. Questi sono i vari anticorpi, vabbè, antistoni, anti-SM, anti-SSA, SSB, che poi fa parte anche della sindrome di Sjögren, gli anticorpi anticardiolipina, quindi contro le piastrine, che danno trombosi o emorragie, e queste sono le, diciamo, il quadro sindromico della sindrome di Ness. Questa è sempre un'infiammazione cutanea. Ricordatevi, il primo organo è la cute, e l'organo invece che viene coinvolto e porta alla morte il paziente è il rene. Questo si chiama livedo reticularis, nel senso è un tipo di infiammazione a reticolo rosso, dovuto sempre alle stesse cause. Vedete, può portare anche ulcerazioni della cute. Un tampone con una ferita che è... Eccolo qua. Poi anticorpi antinucleo, perché la diagnosi poi, per avere una diagnosi di malattia autoimmune, dobbiamo fare la ricerca di questi anticorpi. Allora, gli autoanticorpi antinucleo non sono i più specifici sono gli anti-DNA e altri che poi vedremo. Gli antinucleo possono essere presenti anche nel 10% delle persone normali e quindi avere anticorpi antinucleo in circolo non significa avere una malattia autoimmune. Solo gli antinucleo, dico. E questo è il motivo del costimolo. E magari ci sono degli antinucleo in circolo, ma se non c'è un'infiammazione e non c'è costimolo, gli antinucleo non fanno niente. Quando gli antinucleo sono associati, infatti vedete, positivi nel 98, nel senso, quando c'è un LES, gli antinucleo ci sono sempre, ma quando ci sono gli antinucleo, 10%, non sempre c'è una malattia o il LES. Bene? E non sono specifici, quindi non specifici. Gli anticorpi specifici abbiamo detto l'anti-DNA. Vede un terzo di normali positività a basso titolo. Presenti in altre patologie come Sjögren, sclerosi multipla, dermatomiositide. Parliamo degli antinucleo. Presenti anche in altre patologie, artrite reumatoide, epatite autoimmuni, linfomi e infezioni croniche. Vedete perché appunto il trigger, cioè l'infiammazione, quando c'è uno stimolo infiammatorio cronico, ad esempio artrite reumatoide, epatite autoimmune, linfomi, quindi una malattia cronica del sistema immunitario, o infezioni croniche come epatiti croniche, coliti, parodontiti anche, infezioni dei denti, alla fine si possono creare degli antinucleo, nel senso che è normale che si possa avere una risposta autoimmune che si genera per errore, ma non sempre la risposta autoimmune può dare malattia. La malattia la dà solo nei pazienti predisposti all'ES e altre malattie autoimmune. Questo è il concetto che deve passare oggi. L'ES è complemento. Perché l'ES è complemento importante? Perché è uno
degli esami del sangue che chiediamo in corso di LES, perché il complemento, come vi ho detto, si lega ai complessi antigene-anticorpo. E quindi nel LES, dove ci sono tanti immunocomplessi, c'è un complemento consumato, quindi si riduce il complemento, quindi il C3 e C4 sono ridotti. E questo è uno dei segni di attività di malattia. Quindi è consumato attraverso la via classica. Deposito di immunocomplessi, riduzione di C3 e C4. Bassi livelli di C3 e C4 sono associati ad attività di malattia. Okay. Poi c'è il deficit ereditario di complementemia, ma questo ne parliamo. Quindi ecco, quindi cosa si controlla nell'ES? Ho detto, è importante controllare nell'ES la clinica, quindi il tipo di sintomatologia, che spesso è una sintomatologia cutanea, può essere una sintomatologia dovuta del tipo artralgie, sintomi specifici come febbricola, febbretta, debolezza. E poi se facciamo gli esami del sangue andiamo a trovare alterazioni sia del complemento sia dei marker infiammatori, che sono in genere VS, VCR, riduzione dell'emocromo, quindi anemia, riduzione dei globuli bianchi, riduzione delle diastrine, e quindi un quadro sindromico di infiammazione cronica. Per fare diagnosi di LES, oltre ai criteri clinici, serve anche l'anti-DNA, che è l'anticorpo che lo identifica. La mortalità, come dicevo prima, mortalità e morbidità. La sopravvivenza a 10 anni è sopra l'85% attualmente con le terapie. Senza terapia a 10 anni si arriva anche al 40%. L'infezione è tra le cause più frequenti di morte, proprio perché loro non si sanno, prima non si sanno difendere, quindi hanno uno stigma proprio perché c'è il convoglio, il sistema immunitario si attiva sull'autoimmunità. E secondo, perché se noi facciamo l'uso di corticosteroidi, quindi se noi usiamo immunosoppressori o cortisone, sono in grado, i pazienti stanno meglio con la malattia, ma sono più esposti alle infezioni batteriche o virali. Mortalità tardiva è legata alla coronaropatia, i fattori di rischio, frequente il danno d'organo, e quindi ecco, il danno d'organo più frequente è l'osteoporosi, che è dovuta all'uso di cortisone, perché il cortisone ad alte dosi può dare osteoporosi. E questo è uno dei principi di terapia nell'ES, perché nell'ES si dà il cortisone, ma l'obiettivo è di risparmiare cortisone, di usarlo il meno possibile o quantomeno possibile, perché in un paziente che per 10 anni sicuramente andrà avanti con la patologia, se inizia grandi dosi di cortisone subito, andrà incontro agli effetti collaterali. Necrosi settica della testa del femore, dovuta sempre all'uso di cortisone, coronaropatia dovuta all'infiammazione cronica dei vasi, quindi la vasculite, e quindi può creare anche delle sindromi coronariche acute, ischemie cerebrali, stesso motivo, quindi i vasi sono più infiammati e più stretti, quindi possono creare ischemie, e insufficienza renale, queste sono le cause. Se avete domande, qualcosa, anche senza vedervi, se c'è delle domande, se si è capito qualcosa soprattutto, perché certo è difficile per voi, ma anche per noi stare così sembra che, insomma, sembra che io stia parlando a me stesso in realtà. Io perciò dicevo, almeno vi vedo, magari vi parlavo, vi dicevo qualcosa, però. Ci siete? Mi sentite oppure avete lasciato il cellulare o il computer e state facendo qualcos'altro? No, la sentiamo. Si sente, ok. Il messaggio è chiaro dell'attivazione di una malattia autoimmune? Sì, però. Sì. Ok. Avete domande? No. Poi,
Allora, adesso parliamo di, oggi finiamo solo con l'ES perché appunto poi faremo le altre. Parliamo dell'unico LES che è reversibile, che è LES da farmaci. Eppure voi questo dovete riconoscere, questa patologia, soprattutto in pazienti che stanno assumendo dei farmaci da poco, pazienti di sesso femminile. Perché se voi fate diagnosi di LES da farmaci, sospendendo quel farmaco, il LES può regredire. Ecco, questi sono alcuni farmaci. Gli antiaritmici, procainite si usa poco, il provafenone si usa nella fibrillazione atriale. Quindi spesso nella fibrillazione atriale recidivante, quando il paziente è in ritmo sinusale, insieme all'anticoagulante si può mettere il propafenone per evitare l'insorgenza di nuovi. E il propafenone è uno dei farmaci che può dare LES in alcune persone. Alcuni antipertensivi di largo uso, ad esempio un diuretico, questo non si usa tantissimo, aci inibitori che si usano tantissimo per l'ipertensione, beta bloccanti che si usano tantissimo nella cardiopatia ischemica e quindi nelle malattie cardiovascolari. Quindi se c'è un paziente con sospetto di LES, diagnosticato magari con gli anti-DNA e qualche sintomo clinico suggestivo e sta assumendo beta bloccanti da qualche mese, la prima cosa togliete il beta bloccante. Ma ad esempio ci sono alcuni antipsicotici, spesso poi i pazienti psicotici riferiscono meno i sintomi, però il lidio appunto nelle malattie bipolari o nei pazienti con manie, con la maniacalità, e la clorpromazina che è un sedativo centrale, quindi un neurolettico. Poi c'è quest'altro diuretico che è l'idroclorotiazide, spesso si associa all'antipertensivo ACE inibitore. Alcune statine, quindi farmaci che si usano per ridurre il colesterolo, quindi simvastatina, lovastatina, questi sono tutti casi documentati in letteratura. E alcuni antiepilettici, quindi la carbamazepina, che è abbastanza usata. Eccoci. Sì, hanno chiamato, hanno fatto una chiamata, è caduta la linea, scusate. Stavo completando con gli antiaritmici. Ah no, eccolo. E anticonvulsivanti, quindi vi dicevo che c'è questo LES da farmaci che va considerato soprattutto se fate un'anamnesi farmacologica. Aspetto, adesso finiamo con i principi di terapia, la prossima volta sì, facciamo ecco la sindrome d'anticorpi antifosfolipidi. Cercherò di trovare un computer, ma a me io questo ho di computer e questo non si collega a me, perché essendo un programma cioè non aggiornato, quindi è un Mac vecchio, proprio non si collega. Sinceramente io sto aspettando che arrivi un nuovo computer, quando arriverà la prossima volta mi invento o cambio stanza, vedremo.
Quindi stavo dicendo terapia. Allora, la terapia non è uguale per tutti i tipi di LES, dipende dal tipo di organo coinvolto, quindi la terapia deve essere individualizzata e dipende dall'organo interessato e dalla gravità dell'interessamento. Lo scopo appunto è di ridurre, di interrompere l'attività del sistema immunitario che sta distruggendo o il rene o le articolazioni o la cute. Quindi sopprimere le manifestazioni di malattia, evitando i danni tossici cumulativi della terapia stessa. Escludere sempre le infezioni prima di impiegare una terapia immunosoppressiva aggressiva. Questo che significa? Perché tra le linee guida delle terapie si inizia col farmaco immunosoppressore che abbia la tossicità più bassa, però in alcuni casi, e poi si sale man mano in base alla risposta del paziente. Però ad esempio se c'è un'artrite lupica si fa un farmaco che è il metotrexate, se non funziona il metotrexate si passa ad altri farmaci più potenti, ad esempio la zatioprina, ma in ogni caso si cerca di risparmiare sia il cortisone che gli immunosoppressori. Però se c'è un problema renale, l'unico farmaco, la linea guida è la ciclofosfamide, che è un farmaco molto più forte, un immunosoppressore forte, si usa anche nel cancro, nella chemioterapia, e quindi tutto più o meno è codificato. I due principi di terapia che dovete sapere sono questi. Coinvolgimento articolare, come abbiamo detto, e cutaneo, steroidi, e metotrexate. Il metotrexate è un immunosoppressore che interferisce col metabolismo dei folati. È un antifolico, un po' come il Bactrim, però più potente. E quindi bloccando il metabolismo dell'acido folico blocca anche la proliferazione delle cellule del sistema immunitario. Si associa allo steroide spesso, steroidi e metotrexate, perché il metotrexate per fare effetto ha bisogno di circa un mese e noi spesso non possiamo aspettare un mese per aspettare che il farmaco faccia effetto. Quindi se associa lo steroide al metotrexate come prima linea, ad esempio in un'artrite, adesso poi vedremo come si fa diagnosi di artrite a livello strumentale, però si fa lo steroide, poi vediamo i dosaggi, e il metotrexate. Lo steroide ha effetto in pochi giorni, quindi si inizia una dose di carico che può essere anche 1 mg/kg, e poi man mano che aggancia il metotrexate, quindi entro un mese, si comincia a scalare. Quindi si inizia con lo steroide a dosaggio pieno, dopo un mese, quando gli effetti cominciano a essere controllati, si lascia il metotrexate a dosaggio normale e si riduce la quantità di steroidi gradualmente. Il metotrexate anche si inizia con un dosaggio, che è il dosaggio iniziale, che è 7,5 mg, dove cavolo sta, è sparito, 7,5 mg, e poi si va avanti fino a 15-20 mg, quindi 7,5, 15 o addirittura 30, però ecco, ci sono degli effetti collaterali del metotrexate, spesso va sempre controllato l'emocromo e le transaminasi, perché come effetto collaterale può dare anche un'epatite il metotrexate. Quindi steroidi e metotrexate. Quando non c'è un'artrite, quindi, ma un'artralgia, quindi dolore articolare senza artrite, poi vedremo come si fa diagnosi di artrite, si può provare l'antimalarico, che l'avete sentito sicuramente anche nel periodo Covid, che è l'idrossiclorochina, insieme allo steroide. Quindi invece di fare metotrexate e steroide, nelle forme più lievi si può provare antimalarico e steroide. L'antimalarico è un immunosoppressore leggero, con meno effetti collaterali, e come agisce? Agisce interferendo con quei meccanismi di presentazione dell'antigene che vi ho fatto vedere, perché aumenta il pH lisosomiale, quindi
è un, infatti, antimalarico, si dà nella malaria proprio perché il plasmodio che vive a pH 7,35 del nostro globulo rosso, con l'antimalarico il pH aumenta, diventa 7,4, 7,45 e il plasmodio muore. In questo caso l'antimalarico interferisce con le proteasi, quelle proteasi che avete visto che degradavano l'antigene, quindi si creano meno antigeni, meno peptidi e quindi si crea meno attivazione della malattia autoimmune. Quindi antimalarico e steroide può essere un'opzione per evitare di fare un immunosoppressore, che è il metotrexate. Ovviamente se c'è un'artrite attiva che è diagnosticata all'ecografia oppure una risonanza, là si deve fare il metotrexate. Se c'è dolore articolare o un eritema cutaneo non grave, si può provare steroide e antimalarico. L'antimalarico non ha nessun effetto collaterale, l'unica cosa è che si accumula nella retina e quindi chi fa questo farmaco deve fare una visita oculistica ogni anno, perché l'unico effetto, l'unica controindicazione è l'accumulo a livello retinico e quindi solo l'oculista vi può dire è meglio sospendere, perché se il paziente lo tollera e ne ha beneficio, perché poi non tutti hanno beneficio dall'antimalarico, anche lui ci mette un mesetto di tempo, si può utilizzare. Invece quando abbiamo il coinvolgimento renale, oltre agli steroidi, si utilizza il farmaco più potente, che è la ciclofosfamide. E qui il gioco vale la candela, nel senso, per evitare un'insufficienza renale o una dialisi, si usa un immunosoppressivo, un immunosoppressore molto più potente associato a steroidi endovena, mentre in questo caso gli steroidi si facevano per bocca. Endovena dà proprio un'immunosoppressione. Infatti quello che diceva prima anche l'altra slide è che prima di iniziare questa terapia il paziente va anche studiato per vedere se ha patologie croniche. Spesso infatti si fa la profilassi per la tubercolosi, si fa la profilassi per le epatiti croniche, perché in corso di terapia autoimmune possono uscire fuori tutte malattie opportunistiche che normalmente non si manifestano. Vedete anche l'herpes, lo zoster o il citomegalovirus. Quello è tutto un quadro di patologie che faremo nei pazienti immunosoppressi. Un altro immunosoppressore che si può usare come secondo livello quando il metodo Rexate non funziona, o secondo livello se la ciclofosfamide non funziona, è la zadioprina, che è un immunosoppressore un po' intermedio, quindi un po' più potente del metotrexato e meno potente della ciclofosfamide. Questo farmaco è indicato appunto in genere nelle epatiti autoimmuni, seconda scelta nella nefrite lupica, seconda scelta nell'artrite LES, sempre associata agli steroidi. Io direi che per oggi finisco, vi lascio spazio per dire qualcosa se volete, se noi interrompiamo. Io sto qui. Sono pronto a ricalzare la mia doppia mascherina. Certo, sì. La mando al rappresentante, così poi ve la rigira. Prego. Altre domande, altre osservazioni? Se abbiamo qualche dubbio, prof, le possiamo mandare un'email o qualche domanda eventualmente? Fino adesso. No, magari ecco, riguardare bene poi tutti i vari schemi della terapia che ci ha fatto, magari poi uno la riguarda meglio. Se c'è qualche domanda, sì. Le varie combinazioni. Sì, sì, no, lo schema, io non vi chiederò l'esame, il dosaggio, però è più uno schema mentale di come trattare. Quindi, sì, comunque i farmaci sono tre: metotrexate, abbiamo detto, per le artriti o per le cose, alterazioni cutanee, la ciclofosfamide nel rene, questo è. Poi, ecco, come si associano agli steroidi, quindi al cortisone, il dosaggio di inizio, scalaggio, ne riparliamo. Va bene, sì. Poi faremo pure una lezione di terapia del dolore, perché insomma questi pazienti il primo periodo vanno pure
trattati con antidolorifici, non solo con cioè lo steroide di per sé è anche antidolorifico, però nei casi acuti di dolore si possono associare farmaci antidolorifici. Spesso cerchiamo di evitare i FANS proprio perché le complicanze renali le evitiamo nell'ES, però in genere si possono usare farmaci di media o alta efficacia, dagli oppioidi leggeri, oppioidi al paracetamolo, magari dal paracetamolo agli oppioidi leggeri, man mano faremo proprio una lezione sugli antidolorifici poi. Bene. Mi dispiace che siamo in questa situazione, però così bisogna fare. Vediamo se andando avanti cambierà qualcosa, magari ecco se si ritorna in aula. A meno che io posso provare a chiedere di mettermi in aula e collegarmi in aula con Zoom, perché il computer dell'aula dovrebbe funzionare. Adesso ecco, posso, senza che ci siate voi sempre da casa, da dove siete, e io mi metto in aula così almeno posso utilizzare anche il computer, così vedete meglio. Bene. Okay. Io ho terminato, se va bene chiudiamo. Arrivederci.